non si può, un goccino di succo di frutto in denaro, dice il dottor Forlivesi, c'è denaro sporco, sporco non nel senso che non deve essere buttato, però metterci qualche cosa, un po' di vino, del lungo, oppure mettere un succo di frutta diluito molto, non va a interferire con nessuna dieta, perché a proposito dell'alimentazione, sì, la Rosa vi ha parlato di chi mangia in maniera, si alimenta in maniera autonoma, oppure per le vie naturali o per le vie artificiali, cioè il sondino, beh, dopo c'è anche da tenere conto chi ha una dieta libera, cioè che può mangiare di tutto perché non ha problemi di metabolismo di nessun genere, chi invece ha delle diete obbligate, tipo il diabetico, che si deve astenere di alcuni alimenti oppure deve ridurli a favore magari di altri, oppure chi ha problemi di reni, quindi di reni o insufficienza renale, che hanno delle diete molto più ristrette rispetto al diabetico. Il diabetico tutto sommato ha una dieta abbastanza variegata, anche perché lì si interviene poi con i farmaci che riducono la quantità di zucchero nel sangue. Mentre invece nell'insufficienza renale non è che ci sono dei grandi rimedi dal punto di vista farmacologico, e quindi quello che si può ottenere si ottiene attraverso la dieta, che è molto ristretta, quindi molto rigida, e sarà molto fatta poi da delle persone specializzate, quindi dietisti oppure dei medici che danno proprio la grammatura delle proteine, quindi della carne, tutto. Quindi ci saranno degli elenchi di alimenti concessi e altri vietati o addirittura alcuni ridotti. Dopo c'è il gene, sì. Ah, ma il gene che abbiamo, quindi le cure igieniche, quelle che ci sono, ci sono le totali e le parziali. Totali si intende il bagno, che può essere il bagno dolce, il bagno in vasca o il bagno letto, oppure l'igiene parziale, anche l'igiene parziale, però ci sono quelle giornaliere e quelle invece che si fanno più di rado. Sicuramente sono lì, c'è l'igiene del viso, delle mani e l'igiene intima da fare tutti i giorni e anche più volte al giorno. Altri invece, non so, l'igiene dei piedi e così di altre parti si può fare anche più di rado. Anche qui c'è da tenere conto molto dell'autosufficienza che ha il paziente, cioè quello che può fare da solo. Anche qui, come nell'alimentazione, bisogna sempre stimolare il paziente a fare da solo, in modo da mantenere attive le capacità residue, cioè per poco che può fare è meglio che lo faccia da solo, anzi va stimolato a fare sempre di più, non sostituirsi, ma compensare, cioè colui che si prende cura dovrà aggiungere quel tanto che manca per raggiungere l'obiettivo. Molte volte, per esempio, se uno è allentato oppure se non riusciamo a portare davanti un lavandino, basta mettere di tutto lì a portata di mano, che riesce a lavarsi da solo, almeno le mani, il viso, la bocca e così via. Altre volte invece non riescono proprio, sono immobili oppure hanno i movimenti talmente disorganizzati che il partinsoniano quando va per prendere qualche cosa che comincia a tremare, voi capite che non deve essere aiutato, così. Però sempre tenere presente che quello che può fare da solo e bisogna lasciarglielo fare, anche se comporta dei tempi molto più lunghi, perché noi siamo tentati a dire ah, faccio io che faccio prima, però facciamo del male, perché lo disabituiamo a fare quelle cose che di solito riuscirebbe a fare per conto proprio. Oggi la problemi farmaciali ci aiutano molto. Abbiamo per esempio, a proposito dell'igiene delle spugne, che contengono già dei detergenti e dell'olio di cocco che praticamente lasciano nella pelle una protezione, tant'è vero che vanno bagnate e poi il risciacquo può essere anche non molto scrupoloso e quindi si lavano, si lumeggiano molto, però poi il risciacquo molto blando. Invece se diciamo può essere blando, deve essere accuratissima l'asciugatura di tutte le zone lavate o nella globalità oppure nella parte settorializzata, come vi ho detto. E l'asciugatura che non deve essere un'asciugatura di nuovo ovvero energica, ma tamponare la zona. E in genere noi consigliamo, quando ci sono, prima Sacchetti diceva, delle mani in seguito a ictus, hanno un atteggiamento così a pugno chiuso, oppure persone molto robuste, dove è difficile
asciugare bene tamponando, con il rischio di lasciare delle zone umide. L'umidità cutanea è a rischio, cioè è uno dei rischi dell'insorgente di quelle famose lesioni, perché generalmente uno dice le lesioni, le piaghe, non si chiama più così però, per capirci, insorgono quando una persona sta molto lenta al ferro. Sì, quella è una causa, ma ce ne sono anche altre, e una può essere appunto l'umidità, il bagnato. E quindi un consiglio che vi possiamo dare è l'uso del phon, quindi il phon per asciugare i capelli, invece usato per asciugare quelle parti difficili da raggiungere con un asciugamano, naturalmente con una temperatura tiepida o addirittura, non dico fredda, ma proprio il primo livello, portate in queste zone difficili, non so, sotto al seno, comunque quelle pancione di persone veramente obese, portano ad asciugare bene senza traumatizzare. E un'altra cosa è questa, tutte le parti del corpo vanno igienizzate, il sacchetto addirittura ha detto più di una volta al giorno qualche parte, ogni tanto altre. Io direi questo, se dovessimo fare un elenco di quelli che non possiamo non tralasciare, che se non abbiamo avuto tempo di farlo nella giornata, lo possiamo fare la sera, è la bocca. Cosa che invece a volte si tralascia un po', no? Soprattutto se la nonna o il nonno non ha mangiato, non abbiamo avuto voglia o tempo di lavare la bocca, la laveremo domani. È un consiglio che vi possiamo dare, se sia concorde, a dire che non voglio dire che sia parte del bidet, perché il bidet a volte per dopo fa anche cattivo odore se una persona non si lava e non viene igienizzato la parte intima, ma credeteci che la bocca può essere quasi più rischiosa, e addirittura è più rischiosa non lavare la bocca in una persona che non mangia rispetto alla persona che mangia. Perché? Perché la persona che mangia in genere cosa fa per ultimo momento, cioè come ultimo atto dell'alimentazione? Beve un sorso d'acqua, un sorso di vino, e se vogliamo quello ha una fine di lavaggio. Se invece la persona non mangia, non si alimenta, cosa succede? Che staziona in quella bocca che è umida, chiusa, calda, praticamente tutto quello che ci può stare. Quindi i germi hanno il loro habitat veramente riproduttivo. È una bocca sporca, è una bocca che può dare veramente delle ripercussioni a tutto l'organismo, fino ad arrivare ad essere responsabile anche di problemi respiratori, quello so come. Ragazzi, si fa questa il mio gesto, però il germe presente nella bocca può prendere la via digerente, e se vogliamo non è un gran danno, perché? Perché c'è l'apparato il sugo gastrico che lo distrugge, ma se il batterio presente nella bocca scende verso le vie respiratorie può essere causa di infezioni polmonari molto pericolose. Quindi la bocca dobbiamo trovare il modo per igienizzarla sempre, tutti i giorni, anche io a volte lo dico così con i ragazzi, con gli allievi, non c'è stato tempo durante il giorno, penso che sa che posso dire. Sì. Ragazzi, si può lavare anche a mezzanotte la bocca, non è malato. Quei 10 minuti. Volevo aggiungere, proprio da un corso di aggiornamento tenuto qualche mese fa a Salinano, era intitolato riguardava le disfagie, cioè le difficoltà di deglutizione. Quindi in uno che ha delle difficoltà di deglutizione è facile poi dover ricorrere all'alimentazione artificiale o parenterale, quando uno non si alimenta, non si idrata, allora bisogna fargli delle flebo e così via. È un modo che è venuto fuori che molte disfagie in alcuni modi, in alcuni casi la disfagia è proprio legata ad una cattiva igiene orale, cioè a delle infezioni che si sono manifestate a livello del cavo orale, come delle micosi, come le afte, come le stomatiti in genere, che possono essere sostenute da tanti germi, tante qualità di germi, a volte si sommano i germi, quindi non ce n'è un tipo solo, ce ne sono diversi. Quindi uno che ha la bocca infiammata, la stomatite così, perché poi magari coinvolge anche la gola, le faringe e così via, e dopo si rifiuta perché si fa male di deglutire, masticare così, e quindi il problema si evidenzia come disfagia, cioè difficoltà all'deglutizione, ma il problema è legato proprio alla bocca. Quindi con l'igiene orale è possibile che si evitino certe infezioni e quindi certe tutte quelle conseguenze che da esse possono